In queste settimane è in corso una polemica abbastanza forte, abbastanza marcata tra i comitati del no e i media locali. Durante la manifestazione del 17 di febbraio è stato chiesto dalla Cinzia Bottene, la leader dei comitati locali, il boicottaggio del giornale di Vicenza, di TVA, nonché anche quello della Banca Popolare di Vicenza. Poi sui giornali locali, sempre i comitati del no hanno parlato di boicottaggio delle Coop Rosse. Che cosa ha mosso, secondo lei, queste persone a prendere decisioni così drastiche? Ma indubbiamente, non essendo la stampa locale stampa di opinione, ma rispondendo ad una proprietà che ha i propri interessi e quindi questa stampa, come dire, porta avanti quegli interessi, è evidente si è posta in fase di urto, non ha rappresentato correttamente, questo credo lo si possa dire con tranquillità, non ha rappresentato correttamente la posizione dei comitati. È chiaro che sentendosi boicottati, vedendo spesso anche delle informazioni distorte, questi abbiano capito l'antifona e quindi chiedano alla popolazione, usino l'unica arma democratica che hanno. Questi amano i soldi, si colpiscono sui soldi. Il giornale di Vicenza ha spesso detto di aver assunto un atteggiamento neutrale rispetto alla vicenda Dal Molin, anche se la persona di riferimento del giornale di Vicenza, cioè il presidente degli industriali di Vicenza, Massimo Calearo, si è sempre dichiarato favorevole all'opera. Come sono conciliabili queste due posizioni e soprattutto la presunta neutralità del giornale di Vicenza, secondo lei c'è stata o no? Ma parlare di neutralità del giornale di Vicenza e crederci è come credere alle favole dei fratelli Grimm. Cioè, uno può sostenere qualunque cosa, uno può, il nano può sostenere di essere alto 2 metri, il problema è che chi lo vede non ci crede.